Questa volta ci troviamo a Trento, città storica. Alle nostre spalle, come vedete, la famosissima Fontana di Nettuno, bellissima, stupenda, e adesso vi porto a fare un giro per questa bellissima città. Grazie, prego. Anche lì, invece c'è spettacolo. Buonasera. Benvenuti a Super Quark. Oggi vi spiegherò in ben tre lingue la bellissima chiesa di Santa Apollinare. Allora, iniziamo. La chiesa del caratteristico tetto a ripidi spioventi è uno degli edifici più antichi della città. Ok. Passiamo all'inglese. Al no, no, all'inglese. All'inglese. With its traditional slapping roof, the church is one of the oldest buildings in the city. Oh mio Dio! Oh my God! Adesso nella lingua che preferisco più di tutti, il tedesco. Die Kirche mit der Charakteristiken Stellen Setretose Goten Due Endes Arzen Buarbarken. Explicitex. Ha, capito? Bah. Ok, bene. Piccolo tour della casa dove alloggiamo. Ingresso. Cucina. Salottino. Antibagno. Bagno numero 1. Secondo bagno. Con doccia. Adesso andiamo a piano di su. Camera da letto, finestra, lettino, ben due armadi. Questa è la signora cucciolata tattica! Tattica! Per finire, aggiunta di sugo di pomodorino ciliegino. Ed ecco il risultato finale. Prima di assaporare questa buonissima cena, volevo dirvi che questa bellissima casetta ha un costo assolutamente abbordabile per tutti. Si chiama Appartamento Verde di Valda e volevo farvelo vedere perché merita davvero tanto. Insomma, venite al Verde di Valda, ne vale davvero la pena. Adesso vi lascio perché devo mangiare questa buonissima pasta. Da
dai, però non sono caduta. Iscrivetevi al canale, pezzi di merda!